bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano bastone e tira fuori le reti. E tra i piani del governo c'è anche quello di mettere mano alla scuola e all'università. I docenti saranno assunti per concorso e non con le graduatorie, annuncia il ministro Profumo, che conferma l'aumento delle tasse per i fuori corso con redditi alti. Da evento straordinario, autentico miraggio nell'orizzonte degli aspiranti docenti, a unico strumento per reclutare insegnanti. Il concorso, che partirà il prossimo dicembre per l'assegnazione di circa 12.000 nuove cattedre, è il primo dal 1999, ma d'ora in avanti si svolgerà ogni due anni. Sarà il fulcro del progetto per restituire tonicità alla scuola italiana, delineato dal ministro dell'istruzione Francesco Profumo, che oggi in un'intervista a Repubblica chiarisce le cifre e le ragioni alla base del piccolo miracolo annunciato: portare 55.000 nuovi insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado tra questo e il prossimo anno, mentre ovunque nel settore pubblico il blocco del turnover agisce implacabile. Il governo, spiega il ministro, sa che si esce dalla crisi mettendo al centro scuola, università e ricerca, quindi ribadisce: 21.000 insegnanti entreranno subito, tra 13 giorni, pescati dalle graduatorie storiche, ma degli altri 24.000 pronti a entrare dal prossimo anno, metà entreranno per la via più breve. Altri 10.000 saranno assunti nella primavera del 2013, metà presi dalle vecchie graduatorie in esaurimento, metà con un nuovo concorso. Tramite una selezione. Concorsi puliti, perché, dice l'ex rettore Profumo, vorrei lasciare in eredità ai giovani una nuova fiducia nelle selezioni di Stato. L'impresa non sembra facile, specie dopo gli ultimi scandali. In Lombardia il TAR ha annullato per irregolarità una selezione regionale per nuovi presidi, mentre nella prova per l'ammissione ai tirocini formativi, quelli che devono sfornare i nuovi docenti, le domande dei test, una su cinque, conteneva un errore. Ho ereditato la preparazione di quei test, non potevo interromperli. La prossima prova sarà inattaccabile, promette Profumo, che nel frattempo è diventato bersaglio degli strali dei 123.000 precari che gonfiano la graduatoria di chi attende una cattedra, alcuni di loro da decenni in attesa e che vorrebbero assegnati a loro tutti i nuovi posti disponibili. Ho ereditato una situazione pesante, spiega di nuovo il ministro, ma dobbiamo portare personale giovane nelle scuole. Per questo, nelle intenzioni di Profumo, i concorsi dovranno ripetersi con cadenza biennale e chi rimane fuori, spiega il ministro, rientrerà la prossima volta. Stop a nuove graduatorie. Profumo parla anche delle tasse aumentate per gli studenti fuori corso all'università. Gli studenti lavoratori pagheranno meno degli altri, dice il ministro. Chi prolunga gli studi per vari motivi avrà un aumento di 100 euro al mese se il reddito familiare supera i 90.000 euro. E io, precisa il ministro, non li chiamo bamboccioni. Picchiano bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano bastone e tira fuori le reti. Un servo tempo fa di già una piazza pregava a Cristo un croce e ci dicia: Cristo lume faccione di Shabbat. Tira fora le reti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fora le reti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fora le reti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fora le reti. Ricordati che ogni persona ha una sua dignità, sogni e emozioni che la vita ci dà. C'è chi ancora per il potere ha venduto l'anima, disposto a distruggere ogni briciola di verità. C'è chi dice non mi va, non mi va, non mi va. Se c'è chi domina, sgomina, insulta la mia umanità. Guerra chiama guerra, lotto per la mia identità. Nonostante troppi e troppi siano le difficoltà, stato di calamità, suddito di società, schierato dalla realtà, schierato in cattività, contro la meschinità, contro la mia.
tutto anche a tutto si sa. Non credo all'immunità di chi sta sopra a guardare. È la mia gente che dà menzogne e tranquillità solo per chi sta di là. Di questo bel varietà, presidente Maragia, oggi di servilità pagherete